pensiero speciale a quanti sono radunati al Policlinico Gemelli per promuovere iniziative di fraternità con gli ammalati. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Grazie. E viva il Papa! Viva! Viva! Abbiamo avuto anche questa emozione. Michele La Ginestra, grazie. Grazie Michele, perché è sceso così al volo quando è stato, come dire, anche paladino, nel senso proprio, si trovi l'ancillotto. Grande collaborazione, grazie Michele, applausi grandi per te. Ora ho bisogno per il premio che è riservato proprio alle scuole ospedaliere, quindi come vedete si collega perfettamente ai ragazzi che con il WhatsApp hanno parlato poco fa, di Beatrice Fazzi e del presidente della Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, Vincenzo Morgante. Eccoci, che onore, mamma mia, oggi mi è andata proprio di lui. L'onore è mio. Eccoci Paola, allora chi chiamiamo? Leggo la motivazione. Per avere rappresentato il sollievo attraverso un racconto fatto da una sequenza di tavole di disegni accompagnate da testo come in un monologo teatrale, un passaggio simbolico dall'inverno della sofferenza alla primavera del sollievo, grazie anche al sostegno empatico e rasserenante degli insegnanti di scuola ospedaliera. Vince il premio Gigi Ghirotti riservato alle scuole ospedaliere, la sezione ospedaliera dell'Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est Manzoni di Catanzaro presso l'ospedale Pugliese Ciaccio. Ritira il premio l'insegnante Maria Gregorace. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Io volevo ringraziare la dirigente scolastica Alba Provamottola e le mie colleghe per avermi dato l'opportunità di partecipare e rappresentarla, e comunque per me è stata veramente una grande soddisfazione. Poi ovviamente, essendo comunque a contatto ogni giorno con questa situazione, con questa, diciamo, con questi momenti speciali e particolari della vita di ogni bambino, per noi è stato ancora più semplice in un certo senso rappresentare quello che ogni giorno si vive. E comunque questo lavoro, che è un kamishibai, praticamente un teatrino giapponese, e in questo teatrino scorrono delle sequenze, mentre il bambino, comunque la persona, visualizza l'immagine che sta sul davanti, sul retro, praticamente c'è scritto la narrazione del disegno che è rappresentato. E qui praticamente abbiamo voluto descrivere il momento dello smarrimento in cui il bambino scopre di essere ammalato, e poi le varie fasi, il momento in cui non riesce comunque a rapportarsi con nessuno in ospedale, poi quando inizia ad accettare noi insegnanti che comunque siamo il momento di sollievo durante il periodo di ospedalizzazione, perché per loro avere contatto con l'insegnante e mantenere contatto col mondo esterno. Scusate, sono emozionata, è concesso. Anche perché per me, io sono neoimmessa, quindi per me è il primo anno che affronto questo tipo di lavoro, e poi comunque è una grande soddisfazione aver raggiunto un obiettivo del genere insieme alle mie colleghe, che mi piace tantissimo per la collaborazione. E poi va bene, durante tutte le sequenze si vedono anche ragazzi che si collegano via Skype con la scuola per mantenere il contatto, e poi alla fine c'è la sequenza che rappresenta la vittoria, il bambino che rientra in classe e viene accolto dalla sua classe e dalle docenti. È un cartone animato, sì, praticamente sì. Un'attenzione particolare va ai ragazzi che sono ricoverati, perché ormai fanno parte di noi, sono al nostro cuore, e si instaura un rapporto e un contatto meraviglioso. Un bacio a tutte le mamme e a tutti i bimbi. Non voglio fare nomi, perché per loro qualsiasi età ha sempre la stessa importanza. Lei al primo anno ha fatto gol. Sì, infatti. Sì. Lei ha preso, ma in rovesciata però, quello più difficile. Sì. È riuscita a fare gol, complimenti. Grazie. Lei, insieme al lavoro di tutti, però davvero complimenti. Grazie. Allora il premio che viene consegnato dal presidente Morgante, e la targa, i bravi, porterà lei.
sorriso. A tutti, grazie. Grazie, grazie a Beatrice Pazzi, grazie al presidente Morgante. Allora, adesso chiamiamo. Queste sono consultazioni sul palco, in diretta, che accadono. Avvengono, come se nessuno ci vedesse, uno crede che togliendo il microfono, cioè, non ci ha visto nessuno, non è vero. Allora, Eleonora Gaggero, dov'è? Eccomi. Eccola!